Serie B con te.it, il campionato degli italiani. Ore 21, buonasera dallo studio centrale di TV6. Il Pescara di Oddo piace sempre di più ai suoi tifosi. Ha battuto la capolista Cagliari, un rinnovato entusiasmo intorno alla formazione bianco-azzurra. È esploso l'attaccante Gianluca Lapadula, nuovo idolo dei tifosi del Pescara. Un Pescara che si appresta ad affrontare la prossima sfida di Ascoli domenica sera alle ore 20:30. Dunque un Pescara che ha convinto dopo il pari di Vicenza contro il Cagliari di Rastelli. Cagliari che viene ritenuto un po' da tutti la corazzata di questo campionato, ma la Serie B e il calcio in generale ci insegnano che nessuna partita è facile sulla carta, quindi tutti possono vincere sia in Lega Pro, in Serie B, in Serie A. Tutte le partite presentano delle insidie, ma c'è molto equilibrio. Andiamo a presentare gli ospiti di questa puntata, a partire dal collega più anziano di questo studio, Federico De Carolis. Buonasera Federico. Buonasera. Beh, sei il più anziano, il più esperto, quindi le tue parole sono sempre le più sagge. Capito. Il meno giovane, mettiamola così. Al suo fianco ritroviamo un personaggio che ieri doveva essere anche nello studio di Mammarè, quelli del calcio, ma questa sera è qui, ci andrà forse la puntata successiva. Gianfranco Semproni di Amoso Duro, buonasera. Buonasera, buonasera Gianfranco. E buonasera a tutti i telespettatori. Poi ci spiegherai perché non sei andato a quelli del calcio. Perché stanno chiusi, tenne le canninicchie in saccocci. Va bene. Un tifoso che segue il Pescara da anni in casa e soprattutto fuori casa ha saltato solo una trasferta a Cagliari perché credo non c'era la possibilità di sedersi in tribuna. Leo Sfamurri, buonasera Leo, e così buonasera, puoi saltare qualche altra partita? L'anno scorso Entella, perché per ordine pubblico non ce l'ho fatta dopo i fatti di Latina. Tu di solito vieni all'inizio del campionato, ma quest'anno la sua attività apre anche di lunedì. Per chi non lo sapesse, il chiodo fisso adesso è aperto anche di lunedì, quindi è difficile averti anche in trasmissione. Alla mia sinistra Paolo Toro, buonasera Paolo, buonasera. Ben ritrovato, buonasera. Poi ritroviamo anche il nostro compagno di viaggio Francesco. Buonasera, Di Francesco, salve. Buonasera Francesco. Andiamo a salutare in regia Andrea Costantini, buonasera Andrea. Buonasera Enrico, buonasera a tutti i nostri amici telespettatori. Subito i numeri per interloquire: 085 93 0020 per prenotarvi telefonicamente, oppure i messaggi al 392 623 7060. Si sta giocando il posticipo a Trapani, tra Trapani e Perugia, Cosmi contro la squadra della sua città. Siamo sullo 0-0, teoricamente sarebbe il minuto 33, ma in realtà siamo al 26esimo perché il gioco è rimasto fermo per 7 minuti per problemi all'impianto di illuminazione dello stadio provinciale. Punteggio sempre di 0-0. Poco fa ha ammonito l'Anzafame del Perugia e la linea che può tornare a te. Grazie Andrea, un lunedì molto tranquillo. Il Pescara tornerà ad allenarsi domani, quindi è stato concesso un giorno in più di riposo. Tra le notizie si vocifera una risoluzione consensuale con l'attaccante Ante Vukušić, mentre la tifoseria è in fermento per la partita di Ascoli. Federico De Carolis, abbiamo titolato il Pescara vince e convince, sei d'accordo? Sono d'accordo, anche se rispetto al Cagliari, guardando gli uomini, non guardando né la prestazione né la squadra, credo che il Pescara sia un po' più debole come uomini. La forza del Pescara secondo me è una forza soprattutto psicologica. Cioè, mentale? Sì, è chiaro che è una forza mentale, quella forza che sta dando questo tecnico, perché 15-20 anni di gioco in Serie A e in Serie B ha fatto sì che questo qui conoscesse un po' tutte le scucciture del calcio. Per cui, quindi vuol dire la differenza l'hanno fatti i due allenatori, in positivo per il Pescara Oddo, in negativo Rastelli per il Cagliari. Chiaramente la differenza, poi Oddo non è che può, se un giocatore sbaglia, Oddo non è che può metterci la gamba lui,
Però come principio, come il Pescara, quando, guardatelo quando entra in campo quasi con una certa sicurezza, anche se prende un gol, non è che si arrende facilmente, basta riguardare la partita di Vicenza, ci sono stati molti errori, a Vicenza poteva, era una sì. partita... Proprio... Beh, l'atteggiamento con il Cagliari è stato diverso rispetto a Vicenza. L'atteggiamento è stato diverso perché era una squadra diversa, cioè questo allenatore sa dare quello che la squadra, sa dare quel di più degli altri che l'hanno preceduto, da quando sono tornato, insomma l'ho visto il Pescara, prima non sì. lo vedeva, sarà quel qualcosa in più che gli deriva proprio dall'esperienza di giocatore, da giocatore che ha saputo trasportare in panchina, e questo non è da tutti gli allenatori, questo qui se gli va bene, quest'anno secondo me è un tecnico che potrebbe anche esplodere. Paolo, sei d'accordo? Sì, sostanzialmente sono d'accordo. Oddo ha capitalizzato bene tutta l'esperienza che ha avuto da calciatore ad altissimi livelli ed è stato bravo appunto a riportarla anche dall'altro lato, diciamo, sulla panchina piuttosto che sul campo. Anche in occasione delle interviste, degli incontri, una persona, anche soprattutto se confrontata a quelli che lo hanno preceduto, una persona molto, molto diretta, molto semplice, molto lineare nel linguaggio, e credo che tutto sommato ha un atteggiamento che riesca a colpire bene. Però l'equazione bene le grande giocatore, allenatore non sempre non ridà. Sempre. Per adesso in questa fase di avvio... Sì. In questa fase, diciamo, di avvio che ha avuto lui in questa carriera di allenatore, peraltro giovanissimo, invece sta dimostrando che nel caso suo si potrebbe invece verificare, perché è anche un sistema intelligente di comunicazione sia verso l'interno, presumo, perché chiaramente non ho assistito, diciamo, all'interno dello spogliatoio. All'interno dello spogliatoio, e sia anche verso l'esterno, cioè verso la stampa, persona molto equilibrata, ma voglio dire molto chiara. Tanto per dire, Baroni ci aveva abituato a delle interviste dove traspariva una certa incertezza, questo invece con lui non traspare, le cose le dice tranquillamente, poi sapendo benissimo che magari poi se non si verificano, però... Quindi in Pescara-Cagliari la differenza l'hanno fatto i due allenatori, sei d'accordo Gianfranco o no? Come no, ci mancherebbe altro. Cioè in negativo Rastelli e in positivo Oddo. Negativo, sono rimasto molto deluso dal Cagliari, adesso non so dove arrivano i meriti del Pescara e i demeriti del Cagliari. Una cosa è certa, il Pescara ha giocato da 8, il Cagliari da 0, proprio una squadra che non è riuscita a fare in 45-90 minuti, non tira in porta, amici, non tira, te ne ha fatto, manco uno ne ha fatto, è che è venuto a cagnare l'aria a Pescara, l'aria è buona qua, l'umare mo non tanto, però l'aria è buona. Quindi pertanto non so, questo Rastelli mi sembra un allenatore non adatto per quel tipo, quei tipi di giocatori che ha il Cagliari, che sono tutti frizzanti, abbastanza veloci, quindi ci sarebbe voluto forse un allenatore, non un difensivista, uno che quello mantiene molto, quando va fuori casa non fa mai le partite, anche quando ha giocato con l'Entella, quando è andato anche mi sembra a terra, con la Ternana ha giocato malissimo il Cagliari, tant'è che la Ternana l'ha messo sotto brutto. Quindi non è solamente il Pescara, ci sono dentro casa, forse si fa rispettare, anche se ha avuto parecchio, un paio di rigori. Vabbè, anche poi sono le individualità che fanno però la differenza. Però sono rimasto molto deluso, a me fa piacere per Oddo, perché io naturalmente giudico partita per partita questo allenatore, faccio la critica se c'è critica da fare, ma se c'è da elogiare questa volta è tutto un elogio sia a Oddo sia ai ragazzi come hanno giocato. Per l'intensità, per testa, cuore e gambe, cioè, ho visto tutte queste cose qui che, cioè, non mi hanno deluso affatto, e spero che anche nel proseguo del campionato, ecco, quando io dico che devono stare sempre sul pezzo, è quello, stavolta stavano sul pezzo sia con la Salernitana che con il Vicenza, pur giocando delle ottime, delle buone giocate, però li ho visti molto distratti, un po' di peccati di gioventù, definiamoli così. Ma sa gioventù, però mettemela da parte, fa lo giocatore, insomma, devi giocare. Dopo entreremo nel dettaglio. Nel primo giro chiedo anche agli altri due amici, a Francesco e Leo. Leo, sei d'accordo con l'analisi di Federico? Le due panchine hanno un po' deciso l'esito dei 90 minuti. Sì, perché io penso che Rastelli abbia inquadrato la partita in maniera diversa, nel senso che
sapendo che Pescara gioca molto alto, gioca sempre, cerca sempre la giocata, eccetera, eccetera, probabilmente lui con Joao Pedro tra le linee cercava di in contropiedi punirci, cosa che non è riuscita, perché sono riusciti a Oddo a mettere la squadra in campo in maniera tale da coprire ogni varco, e loro fondamentalmente non hanno fatto nulla. Peccato per il tuo amico Balzano, che si è infortunato proprio alla fine, e sì, gli auguriamo una pronta guarigione, perché si tratta forse di un infortunio serio. Sì, sì. Hai notizie prima, proprio di giornata? No, domani fanno le visite mediche, l'ho sentito tutti i giorni. Rischia un lungo stop, rischia. Sì, sì. Facciamo gli auguri ovviamente a Balzano, che ha lasciato un ottimo ricordo. Dovevo aggiungere solo una cosa, sì, anche se a 10 minuti dalla fine, entrata con un quarto d'ora dalla fine, 15 minuti, a 10 minuti dalla fine ha fatto una cappella, chi? L'Argentina, caro mio, fermo in un momento. Campagnaro. Campagnaro. Che là ci costa, poteva costarci il gol pazzesco. Però sì, come approccio non ho è stato capito, negativo. Come approccio, se è su questo, fermate in un momento. Al bus, aspetti. Dopo campagna, parleremo allora di campagna. Fatta una mossa, va. Francesco, l'analisi la condividi, sì. Non c'è molto da aggiungere, i segnali già si erano visti al di là di qualche distrazione. No, in questa sfida con Rastelli, considerata la corazzata Cagliari, considerato la forza del Pescara, la panchina di Oddo ha avuto la meglio. Indubbiamente Pescara ha dominato la partita. Il Cagliari è l'unico attenuante che ha l'espulsione di De Gennaro, che è il giocatore forse più forte che di tutto. Ecco, mentre Francesco continua a parlare, Maurizio forse ci ritrova subito questo episodio di De Gennaro, ne vedremo due, giusto? Ecco, cioè, questo intervento lì può avere tutte, il discorso è semplice, può avere tutte le ragioni, sì, di sì, questo sì, mondo, perché per televisione lo si è visto, Sky l'ha fatto vedere 7-8 volte, replay, cambiava l'inquadratura, può anche non starci il fallo, perché lui va sull'avversario e sul pallone, però dopo dove sbaglia è nella reazione, in quella protesta, meglio per il Pescara. Secondo me il fallo ci stava, tra l'altro l'arbitro è lì, guardate, è a pochissimi metri. Però Federico dice che il fallo c'era. La reazione non ci doveva essere. Esatto, appunto, si dice, no, ma dico, hai protestato lì, guarda, l'arbitro. E a proposito di questo episodio, il Corriere dello Sport domenica ha titolato Cagliari urla tutta la sua rabbia per questo episodio, forse. Posso dire subito quello che penso? Vai un po' a vedere quante copie vendi il Corriere dello Sport in Sardegna e vedi quando ne vendi in Abruzzo. Cioè, circoscrivere la partita in questi episodi mi sembra un po' questo riduttivo, no? Ah, io credo. No, Federico subito prende la difesa del Corriere dello Sport. Sono stati tre anni, quindi bisogna anche conoscere gli arbitri, cioè questi giocatori devono pure capire, per esempio, altre una cosa. Una alla volta. E l'onestà dei giudizi. Poi è chiaro che se io faccio il Pescara, vengo a vedere Pescara a Bari, sto tutto dalla parte. Però Federico, Pescara, titolare a nove colonne, Cagliari urla tutta la sua rabbia quando c'era un rigore sacrosanto sulla Padula, mi sembra un po'. Non solo, ma dopo una partita del genere, e ci risiamo, Cagliari, e Pescara, pur essendo una piazza importante, e Pescara, la Sardegna è una cosa e quella. E siccome ci sei stato, per una vita al Corriere dello Sport, ma non è solo il Corriere dello Sport, sono tutti i giornali, facciamo i buoni. Federico, facciamo i buoni, perché guarda caso la Gazzetta dello Sport tende. Adesso stiamo andando un po' fuori binario, ma vabbè, ma 10 secondi non succede sì, niente. Sì, no, la colpa è mia, perché poi ognuno sceglie il giornale che vuole. No, ma va bene tutti. Tu mi hai detto io. Insomma, per Federico c'è il fallo. L'espulsione c'era, Gianfranco. Il giocatore ha reagito. L'espulsione ci sta perché ci sono degli arbitri che non accettano i reclami. Vedi quella è stata una protesta lunga, sì, però è giustissima. Però l'intelligenza dell'arbitro è stata: tu non puoi rovinare una partita, passaci sopra, richiama. Ho capito, ma aspetta, guarda quanto tempo sì, dura. Lo so, alla fine si incazza e butta il pallone. Ma nonostante nel buttare questo, il pallone, l'arbitro lo ha cacciato. Nonostante questo diretto, che non è il doppio giallo, appunto, rosso, esatto, diretto, quindi, guarda lì, eccolo lì, quando lui butta il pallone, però ci sono, ti sto dicendo, sì, sì, ci sono degli arbitri che hanno la puzza sotto il naso, non li devi, e si conoscono, diciamo, uno Baraccani e uno è Baraccani, questo qui si conoscono, poi ci stanno invece altri arbitri che cercano il dialogo nonostante che uno va in escandescenza, perché dopo uno scatto di 40-50 metri che aveva fatto Di Gennaro, che ha fatto questo fallo, probabilmente
l'ossigeno, il cervello, ci arriva, qua tu lo sai meglio di me, il che lo sport è questo, e quindi ha avuto questa reazione negativa. Però, perché lui lo sa più di te? Lui prego. Ha giocato e tu no? Non ho capito. Perché lui lo sa più di te? Lui ha giocato e tu no? No, ho detto, dovrebbe sapere, un uomo di sport che ha fatto un po', mo pensa ci sia, pensa 110 kg, però prende, immagino che da ragazzo era un bell'uomo, un bel ragazzo, fisico. Vabbè, andiamo a vedere l'episodio invece sulla Padula. Che teatro questa sera. Questo è un altro episodio. Tu finisci da 73 anni, attenda. Eccolo qui. C'era rigore? Federico? C'era rigore, una madonna. Io penso che ci... un attimo, perché poi è stato ammonito per simulazione di fallo. L'arbitro lo dava. Eccolo qui l'intervento. E il piede gliel'ha preso, insomma. Si come vede, non glielo prende? Preso, poi, anche se non glielo prende, mette la gamba, mi ostacola il passaggio e quindi è rigore. È un rigore, beh? È scandaloso. No, Franco, sono già 5 rigori che non ci danno, con questo qui sono 5. Io non lo so. Il problema è che è stato ammonito. La classe arbitrale nei confronti del Pescara non mi sembra molto. Vabbè. Abbiamo visto i due episodi. Non creiamo gli alibi assolutissimamente, mai. Però ci stiamo 5 rigori netti. Commentiamo gli episodi, non è un alibi. Può darsi che ogni 5 rigori ce ne danno uno. Leo, lo sottolineo da un bel po' di tempo. Posso capire, l'arbitro potrebbe essere anche un pochettino coperto. È possibile che non c'è un guardialine che abbia la personalità di poter prendere decisioni del genere? Perché il guardialine comunque lì sta. Penso che ancora più tutto. Vicino, sì. Ma neanche più i falli laterali decidono. Aspettano sempre che l'arbitro decida e poi alzano la bandierina. Vabbè, cioè zero. Quello che vediamo poi se in mi Serie posso A, permettere, essendo stato un commissario antidoping, sì. E quindi sono frequentato gli spogliatoi di Serie A e di Serie B, io spesso e volentieri camminavo, però ogni tanto tendevo l'occhio nella stanza dei bottoni degli arbitri. L'arbitro ogni volta i segnalini faceva un addio di cazziata. Quando prendo una decisione non mi contrastate, non mi venite contro, se no faccio la figura. Ma non l'ho sentito una volta sola, una frega di volte, quindi probabilmente per darti soddisfazione. Quindi questi assistenti contano. È chiaro, sono, capisci? Ah, ma comunque quello era rigore, punto e basta. Allora, cosa è successo per chiudere questo discorso sulla partita con il Cagliari? Noi abbiamo trattato 3 temi, vabbè, adesso sentiremo un passo di Oddo. Melchiorri, tra i tanti ex, ci è rimasto male per l'accoglienza ricevuta, si aspettava forse meno fischi. Sentiamo un attimo cosa ci ha detto a fine partita, perché era molto amareggiato. Lui tornava all'Adriatico come un grande ex, insieme a Capuano, insieme a Balzano e Salamon, e ci sono stati prima dei fischi e poi degli applausi. Qui la piazza si è un po' divisa, chi è d'accordo? Vita. Ognuno la pensa in maniera. Nel mondo di oggi bisogna fare sempre dei contratti per poter andare avanti. Negli anni 60, diciamo, quando ero giovane e anche più, il lavoro bastava una stretta di mano, era la parola. La famosa parola era imprescindibile e non la tradiva nessuno. Quando un giocatore tradisce una tifoseria in quella maniera, che tu allora se no state zitti, non fare le dichiarazioni sui giornali, io lascio il Pescara solamente per una squadra di Serie A, poi arriva la prima squadra di Serie B e te ne vedi. Salomon, però c'è da fare una premessa, è ben diverso il discorso tra Melchiorri e Salomon. Salomon era venuto qui per firmare il contratto, per fare le visite mediche. Melchiorri Salomon è stata una scelta fatta di comune intesa con la società. Salomon quindi... l'ha fatta chiuzzezza, è andato ancora sul pesante. Per Salomon, quindi, i fischi meno male che non giusto. L'hanno fatto giocare. Melchiorri però ci ha rilasciato questa dichiarazione per lui, che già ha sofferto molto nella sua vita, non e dire. A Pescara ha dato tanto. Sentiamo. Ma pure... purtroppo si sono sentiti molto più i fischi. Dispiace ricevere un'accoglienza così, anche perché comunque ho sempre dato tutto per questa maglia, ho sempre dato tutto qua, mi dispiace tanto ricevere questi fischi, però... Cioè ti aspettavi ben altra accoglienza? Oppure insomma l'avevi messi in preventivo? Ma sapevo che forse non era andata molto a genio il fatto che fossi andato via. Però addirittura ricevere un'accoglienza così, vorrei dire che... Forse anche perché ti temevano per la tua forza, per le tue qualità. Ma non lo so. Mettiamola così, no?
Poi sbagliato anche panchina. Lì, va bene, quella è l'abitudine. Ero preso dall'agonismo e no, l'abitudine. Uscendo da questo campo ti viene dopo un anno passato a uscire da lì. Ecco, anche in questo studio c'è un po' lo spaccato dell'ambiente. Chi vede meglio un applauso in più a Melchiorri, chi dice giusto averlo fischiato. Sentiamo subito velocemente gli umori. Paolo. Ma io intanto in questa intervista ho visto la buona fede del ragazzo, perché effettivamente mi è sembrato un ragazzo diciamo pulito così come ce lo ricordavamo. E io non l'avrei tanto fischiato, perché secondo me in questo è vero che lui aveva detto vado via solo per una squadra di Serie A, poi, però secondo me alla fine sono entrati in campo dei condizionamenti determinati anche dall'atteggiamento dei procuratori e della società, pure della società. La società aveva bisogno comunque di monetizzare, abbiamo visto poi tutta la campagna acquisti che poi ha fatto, questa è stata la prima operazione e ne aveva bisogno, si è presentata questa situazione. Per Melchiorri si trattava di andare comunque in una squadra di prima fascia, non in Serie A, ma in una squadra che era già di primissima fascia per il campionato. La società evidentemente l'ha spinto pure per questa scelta e quindi tutto sommato lui si sarà ritrovato in una situazione di imbarazzo. E anche l'espressione, credo, di questa intervista, peraltro ero presente dal vivo, mi ha fatto capire che effettivamente lui è un po' imbarazzato nei confronti della tifoseria. Ma io che devo dire, che questo qua secondo me un giocatore, quando questo aveva cominciato a sentire Serie A da parecchio tempo, tanto per si parlava di Palermo in Serie A. Sì, Palermo e Carpi. Palermo e Carpi, dopodiché è venuto fuori questo Cagliari, è venuto fuori con un sacco di soldi. E quindi io credo che sia difficile per un giocatore rinunciare ai soldi, così come è difficile per un civile rinunciare ai soldi. Poi che il pubblico l'abbia fischiato, quello va messo sempre in conto. Anche per la società è difficile rinunciare, perché la società ha incassato dei soldini o no? Se il pubblico ti fischia è perché sì, hai potuto dare tutto, infatti lui qui a Pescara ha lasciato un ottimo ricordo, però se ti fischia devi anche accettare, perché in quel momento lì sei un nemico. Dopo Leo, tu l'hai fischiato o l'hai applaudito a Melchiorri? No, io la vivo in maniera diversa, nel senso che io incito i miei e degli altri poco mi importa. Indifferente. Senso, io ho cantato Forza Pescara alla fine. Sul discorso di Melchiorri è chiaro che a volte nelle dichiarazioni che si fanno un eccesso di entusiasmo, si possono dire anche cose che poi alla fine sei costretto tra virgolette a rimangiarti. È normale che nessuno si aspettava il Cagliari che si presentasse qua con tutti quei soldi, e secondo me comunque la società ha fatto il suo, nel senso che nel momento in cui ti trovi di fronte un'offerta del genere per un giocatore, anche tu cerchi di spingere il giocatore ad andare. Poi l'offerta del Cagliari è superiore a quella del Pescara, è giusto. Gianfranco, quindi discorso diverso da Salamon questo di Melchiorri? Sì, è un discorso diverso, per amore di Dio, però io dico... Cioè tu l'avresti fischiato o applaudito? Io non ho fatto niente. No, l'avresti fischiato o applaudito? No, io avrei fatto una grande pernacchia se tenevo un megafono, quello ci voleva, una bella pernacchia, perché la pernacchia sintetizza tutto. Però purtroppo, siccome non l'avrebbe sentito, quindi che le faccio a fare? Mi stengo zitto, faccio fischiato, solo Forza Pescara, neanche quello. Ho fatto perché tutto sommato le scelte degli uomini io le accetto sempre, la prima cosa è l'educazione. Non mi è piaciuto semplicemente, e l'ho detto prima, che lui non fare dichiarazioni, state zitti, perché tu, avendo un procuratore, oggi il calcio è fatto dai procuratori, oggi ti dicono una cosa, domani ti fanno tradire quella squadra del cuore, per i soldi fanno di tutto, perché loro incassano quattro, e in questo caso il Pescara ha preso pure una bella mazzette che gli servivano, visto e considerato che con Bukušić, perché molti tifosi non sanno che con Bukušić lo Pescara ha perso 4-5 milioni di euro e si ritrova un capitale a zero, quindi bisogna anche capire questo, perché anche la società può sbagliare, ha puntato su uno, ci ha creduto, non gli è andata bene, ciccia, si perde, però poi è saper rientrare nel bilancio di questi errori che Francesco, si possono fare. Francesco, tu invece che idea hai su Melchiorri? Che non vedo colpe tra virgolette da parte di Melchiorri tanto da essere fischiato, poi ognuno fa quello che vuole, così come i giocatori, non capirò mai i giocatori che per rispetto agli ex tifosi quando segnano non esultano, e rispetto ai tifosi attuali, questa è una cosa che io mi offenderei, se io tifoso
tu giochi per la mia squadra, fai gol, non esulti per rispetto a quegli altri. E che fa? Sono un cretino. I tifosi attuali sono d'accordissimo. Che come quando baciano la maglia. Baciano la maglia, le cose, dopo 5 minuti firmano, poi ne firmano un altro. Detto questo, che oppure sembra, mettono la mano che sotto sembra al cuore. Sembra che sto facendo passare i giocatori per mercenari. E infatti. Se, sì, evidentemente ci sono, così come in mezzo a, a tutte le categorie ci sono i mercenari e ci sono e quelli che mentre non lo sono. A me Melchiorri, concludo dicendo, mi ha fatto tenerezza quando, tra l'altro Sky oggi ci ha fatto un servizio, quando ha sbagliato sì. Panchina, come per dire, sono eccolo abituato qui, lì. Ecco, ripeto, Maurizio, poi subito ognuno, a farci vedere queste ognuno, immagini, ognuno con Melchiorri che sta per andare vicino a Oddo, ecco, fa quello che vuole. E Oddo dice vai di là. Come dice, di dove vado? Cioè, questa è un'immagine molto bella, molto genuina della, della partita. Oh, Gianluca, la Padula è il nuovo beniamino del pubblico di Pescara. Intanto siete d'accordo che è lui l'uomo copertina del Pescara di Oddo? Leo? Beh, in questo momento sì, perché racchiude tutto quello che probabilmente un tifoso vuole vedere, nel senso che è un attaccante che fa gol, ma al di là di questo, che a volte ne sbaglia o sbaglia giocate, è proprio il carattere, è proprio la voglia, è proprio la grinta, è proprio la determinazione. Se guardiamo bene la partita al 94-95, era sul fallo laterale lì vicino alla bandierina, contro 3-4, si è messo in me, cioè è quello che probabilmente ogni tifoso vorrebbe vedere. Francesco, tu non sei sorpreso, no? Però ti aspettavi questo la rendimento anche in Serie B? Sì, sì, sì. La foto è perfetta quella di Leo, complimenti, perché è così la Padula, l'ho visto per un anno intero ed ero convinto che sarebbe andato bene anche in Serie B, e aggiungo che pur rispettando le decisioni di Oddo, e che calcisticamente è facile immaginare che ne capisca molto ma molto più di me, io ero convinto che Donnarumma e la Padula insieme avrebbero fatto gli sfracelli in Serie B, se fai giocare i giocatori per quelle che sono le loro migliori caratteristiche. Concludo infatti dicendo che l'allenatore della Salernitana vuole Donnarumma, prende Donnarumma e poi adesso gli sta facendo fare l'ala destra nel 4-3-3. Se Donnarumma lo porti fuori dell'area di rigore non fa gol, così come forse non farebbe gol la Padula. E Oddo, io ho visto per un anno la Padula, merito di la Padula ma merito anche di come Vivarini, che è un grande allenatore, faceva giocare quel Teramo e quindi esaltava le qualità di la Padula. Oddo sta facendo giocare la Padula così come deve giocare per esaltare le ecco, le è una sorpresa per voi, l'avete seguito anche in passato, tu Gianfranco conoscevi questo attaccante? Sì, conoscevo perché il Teramo sono andato a vederlo perché io sono anche molto tifoso di Perrotta. È un giocatore che io avevo ripreso a Pescara, perché questo ragazzo lo sto seguendo da quando era nelle giovanili del Pescara e lo ritengo un fortissimo centrale, e penso che nel futuro questo ragazzo possa arrivare. Pescara non l'ha ripreso, e poi ho seguito anche il Teramo un po' perché è una nostra, diciamo, una squadra abruzzese, quindi tutte le squadre abruzzese, Lanciano, Giulianova, io le seguo tutte quante, le trasmissioni sportive, quando sono a casa quello vedo. E devo dire che quindi è l'arma in più del Pescara? L'arma in più, perché lui rispecchia il comportamento di un Gelsi, di Terracenere, di Gaudenzi, quei giocatori che quando indossano la maglia della propria squadra, perché poi se vanno un'altra squadra loro faranno la stessa cosa, danno il cuore oltre l'ostacolo, proprio sono quei giocatori testa, cuore e gambe fino al 91esimo minuto, fino al 95esimo minuto, e questo ai tifosi piace da morire. Pure se non segni, il tifoso vuol vedere che tu esci con la maglia sudata, e lo sa vedere quando uno suda. Andiamo a sentire qualche passo dell'intervista con la Padula. Cosa prova un tifoso juventino a far gol a Storari? No, sicuramente quando l'ho visto già nel tunnel mi ha fatto un grosso effetto, perché per me la Juve è un tipo di vita, e mi ricordo che quando era la Juve a 7 anni mi diedero l'inno della Juve da imparare a memoria. Per me veramente il bianconero vuol dire tantissimo e vale doppio il gol a Storari. Adesso c'è il biancazzurro però. Sì, sì, il biancazzurro ormai è nel futuro di la Padula, e voglio continuare a stupire prima di tutto me stesso,
e poi tutto l'Adriatico. Chiudiamo questo capitolo e si riparte per una settimana importante, che per me è una partita doppia. Ascoli? Sì, al Del Duca. Sarà veramente una bella emozione. Io penso che a livello di prestazione, da quando ho iniziato a giocare, ho sempre giocato così. Forse non era arrivato il gol dopo Vicenza, ecco, c'erano grandi prestazioni, assist, però non c'era il gol. Io sono questo, continuo ad essere così, quando farò gol e quando non lo farò, questa è la mia mentalità. Quindi ad Ascoli per i tifosi del Pescara e del Teramo? Io contro Ascoli non ho nulla, anzi è una piazza che conoscono tutti in Italia, però quest'estate sicuramente per me è stata una grossa ferita nel mio cuore, perché veramente avevano dato l'anima in quel campionato, quell'anno, con un mister fortissimo, un gruppo eccezionale che saluto tantissimo. Per me è una partita importante. Federico, è esploso troppo tardi la Padula, lui che, come ci ha detto nell'intervista, era cresciuto nelle giovanili della Juventus, però non è un giovanissimo. Ma non è giovanissimo, ci sono dei giocatori che maturano tardi. Un esempio di questo è Toni, non è che Toni stava... Luca Toni. Luca sì. Toni, stava a Modena, non è che fosse esploso. Poi pian piano è arrivato e Toni è diventato Toni quando aveva 25-26 anni. È lo stesso caso, cioè dipende tutto dal giocatore e da quello che sente lui dentro. Se si sente forte... E vuole, soprattutto è volere, se riesce a volere riesce anche a estrinsecare tutte le sue doti. Tu Paolo c'eri durante l'intervista, la Padula però ha già il pensiero rivolto ad Ascoli, perché per sì, lui sarà la partita Ascoli per lui, cioè lui ha una duplice motivazione, sia quella ovviamente del Pescara, della partita del Pescara, sia in cuore suo di vendicare qualcosa di una stagione che lui ha detto che, mi sembra che abbia usato il termine, mi ha spezzato il cuore, una stagione sì, per così come era finita. Ma secondo me a pieno merito è entrato nel cuore della tifoseria pescarese, perché intanto credo che statisticamente sia il migliore dal punto di vista del rendimento, e poi è anche bravo sia tecnicamente che soprattutto come atteggiamento, come dicevano prima i colleghi, perché veramente è un piacere vederlo giocare con quella voglia, con quella determinazione, con quella grinta fino alla fine della partita. Cioè un giocatore che non si risparmia, è arrivato forse un po' tardi per quello che sta dimostrando di valere, forse è arrivato un po' tardi, ma io credo che comunque abbia una carriera. Allora, abbiamo trascorso la prima mezz'ora ripercorrendo i vari momenti di Pescara Cagliari. Ora guardiamo però più avanti, perché a Massimo Oddo abbiamo chiesto: ma con questo rendimento si può puntare alla Serie A? Adesso voi ci pensate, sentiamo prima Massimo Oddo e poi sentiamo il vostro pensiero. Massimo Oddo. Con questo atteggiamento quindi si può puntare alla Serie A? Sì, se abbiamo questa... No, scusa, non avevo capito la Serie A. Secondo me conferma. No, ma vabbè, ma io ho sempre detto che questa è una squadra di grandissima qualità, ma che la qualità non basta per vincere i campionati, ci vogliono tante altre componenti. Una di queste sicuramente è l'approccio mentale alle partite, la testa fa tantissimo. Un risultato come questo dà tanti stimoli, ma bisogna sempre volare bassi e avere umiltà, ma credere comunque nelle proprie potenzialità e in quello che si fa. Allora, è normale che è una provocazione di entusiasmo quando dopo sei partiti di campionato si comincia a fare voli pindarici, però sono state messe le basi per un buon campionato e questo è un fatto positivo, anzi si è ritrovato anche calore allo stadio rispetto alle ultime stagioni, il pubblico segue con più entusiasmo, è sempre la squadra che trascina il pubblico e la squadra ci sta riuscendo. Quindi Leo, si può parlare di cosa in prospettiva? Nulla. Nulla? La sesta partita niente, perché comunque come ha fatto ad esamina il mister... giocando così sicuramente ti può dare delle soddisfazioni, però le componenti devono essere tante, perché Vicenza e Salernitana hanno dimostrato che pur giocando e pur eccetera tutta quella che c'hai, la partita non l'hai vinta, perché hai preso un gol al 96esimo su un rigore che puoi tranquillamente risparmiare, e con la Salernitana in 10 contro 11 hai pareggiato una partita. Quindi le qualità
ci sono, si vede, la squadra è forte, abbiamo penso 6 centrocampisti, giusto per parlare di un reparto di cui 3 stanno in nazionale e 3 ci potrebbero andare tranquillamente, quindi hai tutte le carte in regola per fare un ottimo campionato e giocartela sicuramente fino alla fine. Ecco, ma restare con i piedi a terra significa avere la consapevolezza dei propri mezzi, cioè non essere sicuri totalmente che si possa disputare un buon campionato? No, perché c'è il rischio che una partita come quella di sabato, che vinto col Cagliari senza fargli fare un tiro in porta, rischi di che quando incontri squadre come Provercelli, Novara, Ternana, non per l'amore di Dio, è una questione anche di classifica adesso, con la mentalità che a volte ti lascia un po' così d'abbandona, rischi di sottovalutare l'avversario e rischi di fare figuracce. Enrico, sì. Allora, intanto è finito 0-0 il primo tempo a Trapani, gol annullato al Trapani per fuorigioco, e c'era a Scognamiglio. Poi guardiamo un attimo la pagina Facebook di Massimo Oddo, che è un tecnico molto social, dice: sì, giornata di meritato riposo, ma da domani si torna a sudare per migliorare. Ha scritto un paio d'ore fa e Oddo commenta sempre dopo la partita, sia che sia andata bene, sia che sia andata male, commenta sempre su Facebook, e qui ha fatto questo post per dire che insomma da domani si torna a sudare. A te. Bene, insomma Federico, questo inizio di campionato cosa fa presagire? Il minimo che lascia presagire è che Pescara sarà sempre nelle prime posizioni. Poi non ti so dire se arriverà primo d'Amplè alla fine del campionato oppure se dovrà disputare un'altra volta i play-off. Comunque nelle prime piazze di questa squadra. Ci sta e ci deve stare per forza, anche perché i giocatori ce li ha. Non ha, se il Pescara avesse la rosa del Cagliari e l'allenatore del Pescara, sarei pronto a giurare che il Pescara sta in Serie A con... però i giocatori del Pescara non sono... Siccome negli ultimi anni abbiamo sempre detto di mantenere un equilibrio di giudizi, no? Non esaltarci quando si batte anche la capolista, così come non bisogna buttarsi giù per qualche scontro. Il Pescara, per esempio, come... c'ha delle pause nei risultati, come a Salerno, insomma... quelle cose lì non le devi avere se vuoi arrivare. Però prima. L'ottimismo nasce dall'impianto di gioco oppure dall'atteggiamento che la squadra ha sempre. Si può anche perdere, però quando hai questo impianto di gioco, questa mentalità, comunque, questo coraggio. Tutto sta a vedere se arrivi tra le prime due oppure se arrivi al ridosso delle prime due. Entro ai playoff il Pescara ci arriva sicuro, per ora contendiamoci di questo, poi essendo una squadra giovane, avendo Oddo, chissà che alla fine dell'anno, non, quando mancano 10-15 partite, possiamo arrivare benissimo Cagliari tra i primi. Non si può non essere più che ottimisti, ma soprattutto non si può non... Beh, non è la prima, avere, così sì, come sono state le due questa, negative sì, col risultato. Giocavi contro il Cagliari, giocavi contro quella che resta una squadra molto forte. Non dimentichiamo che l'inizio del calendario inizialmente ha proposto al Pescara davvero appunto, delle quindi, gare difficili. Ci sono, ossia dopo una partita del genere, una vittoria così nitida, così limpida, non si può non vivere un momento di, certo, come posso dire, di entusiasmo, di profonda soddisfazione, anche perché ci sono tutte le premesse perché questa squadra possa migliorare, ossia continuare a fare bene, ma anche migliorare, perché è formata da tanti giovani. Ha detto bene Oddo, è sempre e solo, al di là di tutte poi le qualità, la preparazione atletica, il modo di giocare, il discorso tecnico, il discorso tattico, è una questione di testa. Se riesci a conservare per 9 mesi sempre questa lucidità mentale, questa concentrazione, i risultati non possono arrivare. Gianfranco, tu come la vedi? Perché anche l'anno di Zeman, sin dall'inizio eravamo convinti che la squadra potesse fare qualcosa di importante, ci sono stati anche lì dei passi falsi, no? Quelli ci saranno proprio sempre. Ad Ascoli ci fu una partita, sì, fu condizionata dall'arbitro, però non fu una buona prestazione, dico Ascoli perché domenica si gioca lì. Sì, ci possono essere dei momenti negativi, però uno deve vedere il rendiconto generale, no? No, io non mi entusiasmo più di tanto, io devo vedere partita per partita come si comportano, non faccio voli pindarici, anche se come tifoso ho visto tutte le promozioni del Pescara, però io sono molto deluso della Serie A del Pescara, perché noi saliamo e scendiamo come l'ascensore, e vorrei togliermi prima che me ne vada da questo mondo, che arriviamo in Serie A e va a fallicchi vedere la Serie A, che il Pescara si salva, capisci? 2-3 anni di seguito, va? No, ma bastesse pure un anno solo. Sì, vabbè. Ma bastesse. Un anno, hai visto, ci siamo salvati. Sì, ma vabbè, ti salvate perché l'Empoli ci aveva 6 punti di penalizzazione. Se il Pescara vince questo campionato, ha
69 anni e mezzo sta in Serie A. Non comincia a toccare, che te tocchi? No, no, mi tocchi perché si sa mai, non perché 69 anni, mi tocchi perché per permanerci in Serie A. Cioè, ma tu ti pari lì. Ricordi 3 anni io ricordo ancora. A 72 anni e mezzo. Quel... Vediamo uno di 73 anni come Federico che di testa ci cioè la soddisfazione mia è vedere giocare con la Lazio di Lolita, no, giocare con la Lazio di Lolita e metterle sotto. Tu non puoi immaginare la goduria. La goduria che è una cosa impressionante. Noi invece, capito, l'anno scorso, 2 anni fa, è mite, mi perso. Queste sono le soddisfazioni del tifoso, capito? Quello ti ho detto, 2 o 3 anni in Serie A. Quindi io... non ti accendi se non si va in Serie A. No, mi accendo, però cerco di stare la fiammella, di mantenerla, perché sai, le partite sono giovani, sono strane, possono, capisci, cioè la squadra c'è. L'allenatore ci sta, la società c'è, tutte le componenti ci sono, però già, poi devono mantenere. Come hai detto devono tu hai detto partita per partita, partita oggi per si partita. Parla di questo momento, basta. Oggi è così, ma aspettiamo mi altri, sta altri, bene, altri, oggi come oggi mi sta bene, quindi sono felicissimo per come è andata la partita con il Cagliari. L'unica cosa è che domenica per esempio ad Ascoli non ci vado. Prima perché io sono un po' ancora una testa calda e via discorrendo, ma poi non mi faccio offendere la mia dignità da dei poliziotti che ci hanno il cane. L'anno scorso, 2 anni fa, l'ultima volta che siamo andati in Serie ad Ascoli, alla curva nostra praticamente, dopo stavano con sti poliziotti, con sti cani, e si è detto a quello, se sta bene sul cane, tiene una zampata sotto lo collo e gli stacca la coccia, perché non è possibile, capite? Mo, gli animalisti non me ne frega niente, che in un certo momento io ho una dignità di tipo, siamo stati tutti corretti, precisi, questi qua si mettono come dei corazzieri, questo cane in mano, che ti abbaiano e vi riscorrendo, ma se ti scappa sul cane che succede qua? Non ho capito. Allora, siccome non ci accettano nella miglior modo possibile, con dignità, visto e consideratemi, me le vede la televisione, capisci, così non mi incazzo e ne faccio qualche mattità, capito? Andare a Ascoli è una piazza abbastanza come per te, tu perché stiamo sempre le tribune, non che stavamo sempre le cure a fanno cure tante, caro mio, è duro, non è come la pensi tu, poi Ascoli non abbiamo mai vinto, ad Ascoli noi non abbiamo mai vinto, come ci dici pur sempre male, se si potesse sfatare sta cosa. Allora, a proposito di Ascoli, il settore ospite Curva Nord avrà una capienza di 4.335 posti. Da oggi alle 16 è iniziata la prevendita, fino a sabato alle ore 19, il prezzo del biglietto è di 14 euro più 1,50 euro appunto di prevendita. Vedremo quanti tifosi seguiranno la squadra. Ma tornando alle prospettive, Paolo, ci sono tutte le condizioni, stiamo dicendo un po' tutti, per assistere a un campionato competitivo. Ritieni che, come sottolineavamo prima, ci sia un maggiore sostegno da parte dell'ambiente rispetto alle ultime 2 stagioni? Sicuramente sì, questo è quello che si percepisce. Io credo che sia stato anche abbastanza confermato dai numeri, diciamo, delle presenze. E quindi è un entusiasmo che sicuramente fa bene alla squadra. Per tornare al discorso, i presupposti sono tutti positivi. Io penso che per caratteristiche tecniche questa squadra abbia anche delle qualità tali da essere in grado di superare gli inevitabili momenti di calo che avrà, perché il campionato è molto lungo. Nonostante la media età molto bassa? Nonostante la, sì, perché tutti, perché è vero che è una squadra giovane, ma si sa che le squadre giovani hanno anche viste da un certo, cioè esaminate da un certo punto di vista, hanno sicuramente margini di miglioramento che squadre più attempate magari non possono avere. Adesso non vogliamo toccare il tasto delle convocazioni nazionali, perché non so dove andremo a finire, però non giocheranno. Quello si sa. Lo so, così, però arriviamo alla finale playoff e ti manca il nazionale che poi ti fa saltare una stagione intera. Lo so, ma non è colpa di nessuno. Ma è appunto, questo va, il mondo va che non prevede le tappe di queste partite. Perché ti spingono a prendere giovani. Esatto. Giovani e resti senza nei momenti importanti, quindi non so fino a che punto. Ci vorrebbe un pochettino di buonsenso, ossia durante la stagione sì, ma che ti posso dire, come l'anno scorso, c'è la partita finale di una stagione, lo stabilisci prima, quando si arrivano alle semifinali, alle finali, playoff, uno spareggio, qualche cosa, le convocazioni non ci sono. Però non li faccio, però non riescono a trovare, a incastrare queste date. Appunto, no, quello che... Quando ci sono nazionali Serie B e Serie A di opera. Lo so, magari fanno la riforma, abbassano il numero delle partecipanti. Allora, andiamo in pubblicità, poi parleremo di Campagnaro, che ti è piaciuto tanto, no?
Poi di quelli sbagliato. Che il calcio ha fatto una fedecchia, va, che non va, andiamo in pubblicità e poi sentiamo, poi sentiamo. A momento ci pare pubblicità. A momento. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito. Sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale Poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento, da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emidio De Florentis, 085 66 021. Villa Fiorita, un ambiente suggestivo adagiato sulle colline giugliesi, a soli 3 km dal mare, è immersa in un'oasi di verde di oltre 20.000 metri quadri. Un'antica dimora del Novecento appena ristrutturata, pronta ad accogliervi con il suo grande parco, la sua piscina, le ampie terrazze e i suoi meravigliosi saloni capaci di ospitare da 50 a 300 persone. Esclusiva e magica sia di giorno che di sera, con le sue luci da fiaba per un'atmosfera incantata. Villa Fiorita, telefono 085 80 71 902. Ti piace l'eleganza ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat ad Anelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla grande Punto alla Croma fino alla nuova 500. Inoltre, la concessionaria Fiat ad Anelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat ad Anelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, sabato aperti mattina e pomeriggio. La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo. La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta, da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti e professionisti, consulenze assicurative e finanziarie, risarcimento danni di qualsiasi genere. DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore con filiali a Rimini e Brescia. La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia. A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti, sta nascendo il Residence Magnolia. Di fronte al mare, appartamenti prestigiosi, classe A energetica. E per divertirti, festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore troverai l'Isola di Z. Feste di compleanno, feste di laurea, per ricordare i tuoi 18 anni, scegli l'Isola di Z.
Allora, in attesa della previsione stagionale che ci fa sempre Leo Sfamur all'inizio dell'anno, quindi tra poco ci dirai cosa prevedi per questo anno, in attesa di Campagnaro che tu hai visto. Io ho visto fortissimo. Perché non ti è piaciuto? Per quell'errore su Melchiorri? Sì, ma la Madonna, Campagnaro di qua, Campagnaro di là, Campagnaro di su, Campagnaro di giù, e teneme l'Argentina, teneme quella. Però ha dato sicurezza al reparto. Una fitecchia che ne finisci mai, in momento pareggio. E ti stacca la cosse là, io sono un compagno, mezzo lo campo. Sei severo su Campagnaro, dai, tutti hanno apprezzato. Non è che sono severo, io guardo la partita, io non ti dico bravo, si è fatta una cappella, hai fatto la cappella, basta. Ma non ti puoi, ma tu non puoi fare la maulette, se ne può fare, se ne le tessa maulette, fermi, no. Gli ha levato e gli ha levato la palla che ha fatto paura. Una disattenzione ci può stare, no? È troppo severo Gianfranco, adesso mettetelo in mezzo, dai. Disattenzione del genere ci può ne può fare. Ma non è una disattenzione, lì è stato bravo Melchiorri, è stato bravo Melchiorri a rubare il tempo, no? Prego? È stato bravo Melchiorri a rubargli il tempo a fondo campo. Beh, oh, bravo Melchiorri, Asimo, lui è tu bravo sei d'accordo Melchiorri. Gianfranco? Adesso non lo so se è stato bravo Melchiorri. Un anno e mezzo non giocava, forse eccessiva sicurezza, deve prendere un po' le distanze con la Serie B e vedi. È un fuoriclasse, differenza. Beh, ma non fuoriclasse. Beh, un vice campione del mondo è un fuoriclasse. È un ottimo giocatore che ha fatto la Serie A, però a me... Allora... È vice campione del mondo, no? Ha fatto la Serie A. Ma a me è pure Otto, è campione del mondo, che me ne frega a me. A me mi dà fa vedere quello che valimo, quello che avete fatto, a me non mi interessa nella vita del commercio, ma non tu hai fatto lo giornalista e vabbò. Ma noi che siamo del commerciale, quello che hai fatto, le aziende, quelle che fanno, allora, me ne frega il discorso. E da remare, da sempre remare, devi sempre dimostrare quello che fai. Paolo Campagnaro è l'insegnamento. Può essere l'uomo in vita. Campagnaro l'ho visto adesso al di là di questo episodio, ovviamente, che pure il suo valore, l'ingresso è stato secondo me positivo ed è forse quella conferisce alla difesa quell'aumento di tasso di sicurezza che una difesa giovane come quella del Pescara, di cui necessita ovviamente il Pescara. Il problema è che adesso quindi, si comincerà a discutere difesa 3, difesa 4, e questi sono problemi. Se entra Campagnaro, chi esce, no, chi non esce, no, cioè, non genere frega. A me non me ne frega. Bravo, sono d'accordo con te. A me non mi interessa con un 3 a 2, per me va bene. Se fa un 2-6-1, Federico, e tenga a vedere la squadra in mezzo Lucano. Un solo episodio un po' riduttivo sulla prestazione di Campagna. Dai, tanto tempo che non giocare. Discuterei, bisogna pure presente che questo ha fatto la prima partita dopo un lungo infortunio, è tornato in campo dopo molto tempo. No, Campagnaro non è stato infortunato. Non è entrato domenica, sì. Le prime partite non l'ha giocata. Sì, era in ritardo di preparazione, però infortunio non è stato. La pasta, dormite, capite? Era un buon bombolette, capite? Sarà quel che sarà, cioè è un giocatore che io non discuterei a priori. Ma non lo sto discutendo. È un giocatore che non mi mettete in bocca cose. Allora chiarisci il tuo pensiero. Campagnaro è Campagnaro. Campagnaro può dare grande sicurezza alla squadra, alla difesa in tutti i sensi. Solo nada a fare cappello, nada a fare male. Come tutti, no? No, in difesa ne le può fare come gli errori del portiere. Purtroppo, quando fa un errore il portiere, è gol. Ma se non sbagliamo il gol. La cappella. Io la vedo in no, lui dice maniera. Se l'attaccante sbaglia può finire 0-0, ma se sbaglia il portiere perde. A centrocampo puoi anche sbagliare una palla, non so. Vabbè, ma anche, il difensore può sbagliare. Anche sì. Sbagli ci sta se quello che lo corregge, che entra lui, al suo posto. Stava davanti. Io Leo, vedi, comunque, te un po' di timidezza nei confronti di Gianfranco perché sai che adesso verrà invitato a quelli che è il calcio, quindi dice se Gianfranco è lì non posso dargli contro, però come se beh. Adesso Leo non ti sta rispondendo perché tu andrai a quelli che è il calcio, no, quindi hai una... perché non ci sei andato ieri? Ma tutti no, ti davano a mamma Rai e invece non ci sei andato. Ma purtroppo è successo che la signora Sara mi ha chiamato. Chi qualcuno. È la Sara? Non lo so, una della Rai. La segreteria di relazione. Tutte femmine, io ho sentito tutte donne là, quindi sarà alla faccia delle quote rose, è piena di femmine là, quindi... mi ha detto che purtroppo per una questione di scaletta... Quindi domenica prossima? No! La richiameremo eccetera eccetera, sempre se si accetta, mo' sta da vedere se ci venga, perché non ho capito, all'una e mezza mi dice se avevi fatto già le bitte, le spese, anche perché c'era un fermento qua in Abruzzo, tipo una cosa in altro, una delusione hanno avuto, che la colpa, chiedo scusa, non è stata mia, ma non è stata due mia. Cose, quindi, uno, ti dovesse venire in mente a fare una pernacchia pure là, fermati, come Gianfranco,
ci siamo messi d'accordo prima della trasmissione, ti tiro la sedia. Uno, due, ti dovesse venire in mente a dire qualche parola che comincia per la V e finisce per la O. No, al limite uno fa solamente le iniziali. No, ma dai, stai meglio qui al replay, a muso duro, dai. No, che vuoi fare? Ma non è quello il problema. Mandaci Leo, no? Che me chi ci va lei, capito? Così è meglio, a me per favore. Io sto allo stadio. Allora, Andrea, che succede con gli SMS? Che siamo pieni, strapieni, quindi dobbiamo iniziare a smaltire e dare spazio ai nostri amici da casa. Melchiori è stato fischiato dopo la palese simulazione, scrive Claudio. Sì, sì. Poi, avanti. Grande Pescara, grandi ragazzi, una citazione per uno poco citato. Zampano sta giocando alla grande, ma quanti polmoni ha? Zampano, siete d'accordo che non viene mai citato, eh? Leo? Sta giocando molto. Perché generalmente, sai, il terzino mi è sempre lasciato un po' di spazio, però pienamente d'accordo. Complimenti a Zampano. Vai, Andrea. Avanti. A volte la buona fede del calciatore va a discapito della società e l'educazione sportiva va considerata sulla base di quello che sono i capitali sociali, scrive Giacomo. Vabbè, questo è un po' il riassunto di cosa è successo a Melchiorri, che insieme alla società ha deciso così di cambiare aria. Andiamo avanti. Ciao Gianfra, io ti seguo sempre, ma da tanti tanti anni, sei sempre la bocca della verità. Che ne pensi di La Padula? Ciao Mirko. Gianfranco, di La Padula? Già mi sono espresso, è un fenomeno, perciò per quello che dà in campo ci piace da matti a noi tifosi, quella è la gente che ci piace. Non è che la prima volta che fa qualche errore gli scagli. No, ma lui ce lo può permettere, uno che corre per 97 minuti ci può stare un errore. Ma Campagnaro, andate 15 minuti, mannaggia Santa Popo, 15 minuti. Campagnaro era un giocatore. E ha fatto una cappella. Se ogni 15 minuti fino a cappella, una partita di calcio, 6 sono le cappelle, mica ne è una. 15 minuti ha fatto una cappella, speriamo di no. Un altro, Andrea? Avanti. Penso che Melchiori sia stato fischiato per aver simulato un fallo da rigore da parte di Crescenza e secondo molti non era rigore. Quindi si ritorna a questo episodio della simulazione, sì. In bocca al lupo da Teramo al Pescara per tutto il campionato, dove sarà protagonista, in particolare per domenica sera, dove ci penserà La Padula a zittire il Del Duca. Saluti a Paolo Toro, mitico giornalista e grande sportivo. Roberto. Paolo Toro, che viene salutato da Roberto. Bene, speriamo che ad Ascoli La Padula accontenti i tifosi del Pescara. Quando Valotti, Cocco e Campagnaro faranno quello che sanno, ci divertiremo ancora di più. Quindi Valotti, Cocco e Campagnaro, secondo il tifoso, saranno perché decisivi. Perché questa seguire, che per me Cocco te le valigia le pide, per me non può fare niente. Adesso parliamo anche di Cocco. Valotti sa da allenare perché corre poco, capito? A me le cavalle fiacche non mi piace, a me piace la gente tipo La Padula. Io la vedo in questa maniera, questo sta rispondendo spesso, perché io ho criticato questi tre giocatori e continuerò a criticarli se non usciranno con la maglia sudata. Sì, ma Cocco, uno che... Ma che poi parleremo di Cocco. Ma se te le valigia, le poi ci parleremo di Cocco, dai. Fa, che Cocco, che dà un altro? La Padula facci un gol, un tifoso biancorosso. Quindi i tifosi teramani, Francesco, ti faranno tutti Pescara ad Ascoli, no? Sì, sì, ma poi sono tutti tifosi di La Padula, perché non dimentichiamo che dietro al giocatore, dietro l'atleta, c'è sempre l'uomo. Vi posso garantire che La Padula è un ragazzo d'oro, è un ragazzo così come lo vedi in campo e fuori, è bravissimo, ragazzo pulito come Melchiorri, del resto sono ragazzi puliti, seri. Un altro ancora, Andrea? Sì, allora, ciao Enrico e i tuoi ospiti, grande Pescara, ora dobbiamo giocare da squadra, complimenti al nostro Pescara che è stata l'unica squadra a battere il Cagliari fino adesso. Una domanda a Leo, che manda un abbraccio: secondo te Ascoli sarà pronto Campagnaro a giocare dall'inizio contro l'Ascoli, o meglio fargli fare uno spezzone come a Cagliari? Fabio e Riccardo te lo chiedono, Leo. La domenica è che se Oddo rischia Campagnaro, non può rischiare Bruno a centrocampo. Non penso che rischi entrambi i giocatori che non siano in condizione. È difficile che giochi Bruno. Quindi se siccome abbiamo problemi a centrocampo, è capace che rischi anche Campagnaro e può mettere Zubaric più avanti, perché poi a centrocampo siamo abbastanza contati. Beh, no, a centrocampo potrebbero giocare Torreira, Selassie e anche Benalì. Vediamo. Sì, vediamo, però che deve sempre... Sì, ma tu dimmi, sempre dove punte, abbiamo che rischiare. Ma io dico, se fai Aleggio, ma è giusto, ci sono le nazionali, dopo tanti anni hanno raggruppato, si gioca le nazionali, ci si fermano tutti i campionati di Serie A e fermi pure quelli di B.
Scusa, sono cambiati i tempi, quindi parecchi giocatori di Serie B giocano in nazionale. Con quelli di Campagnaro in dubbio, bravo, appunto, se dall'inizio o meno. Sì, perché poi resti senza centrocampisti, giochi tutte e tre Benalì, Torreira e Selasi, poi il cambio non ce l'ha, ce l'ha Zubra al centrocampo, devi fare... Ma c'è una settimana, bisogna vedere, quando è sabato, domenica si vede, se Campagnaro tutta la settimana... Possiamo chiudere la prima fase, Andrea? La bella vittoria sul Cagliari non deve saltare più del dovuto l'ambiente, se no si commette un grave errore, scrive Nicola da Tessa. Linea a te Enrico, ricarichiamo un'altra trans. Sì, si commette un grave errore se si esalta troppo questa vittoria. Paolo, sei d'accordo? Sì, ma l'abbiamo detto, cioè non è che per una vittoria ci dobbiamo esaltare, cioè ci esaltiamo ovviamente anche per una vittoria, però sì, dopo sei partite si può già avere più o meno un'idea su quelle che sono le potenzialità della squadra e le possibilità che ha di andare avanti, e per adesso l'idea che ci siamo fatte è positiva. Ma non ci stiamo esaltando, stiamo vivendo. Vabbè, chi si vuole saltare si salti, sì, pure, ma cioè, il tifoso fare, si ma può saltare. Vivendo, dico noi, non solo noi qua, in generale, io credo, stiamo vivendo un momento positivo culminato per adesso con una ottima prova contro il Cagliari. Certo, adesso il Pescara è chiamato a dare continuità, perché se sei stato bravo contro il Cagliari, se giocavi in casa però era il Cagliari, adesso devi essere perché bravo ad Ascoli. E se ad andando a partita di Livorno il Pescara è imbattuto, esatto, appunto, tu hai sbagliato di brutto la prima partita, poi le altre ci sono state sempre conferme una dopo l'altra, in più, ecco, di squadra, di voglia di fare, di impegno, come dice lui quando dice no, la maglia sudata e tutto il resto, di volontà, di gioco, di tecnica, di tanti piccoli aspetti che messi insieme ci stanno facendo vedere che potrebbe essere una buona stagione. Ci vuole continuità. Scusa, Francesco, parliamo di Cocco adesso? Di Cocco? Parliamo di Cocco. Cocco di mamma. Cocco di mamma. Allora, quanti gol ha segnato questo qua l'anno scorso a Vicenza? Quanti gol ha segnato che la squadra l'Albino Leffe? E gli anni precedenti quanti gol ha segnato? Lasci perdere l'anno scorso. No, lasci perdere. A me piace il centravanti, sì, che segna. Allora, il centravanti per Antonomasia, quello che piace a Sembron, si chiama Sansovini, che segna ogni anno, quando gioca, non gioca lui, sui 10 gol se ne fa 6. Quel è una punta, punto. Ma a me non mi piace quello che segna. Ecco, per esempio, la Padura ha segnato 21 gol, ma ne rifà 10, 12, 13, 15, quel che fa. Quello non c'entra avanti. Non è che un anno fini gol, un altro anno non fini gol, chi c'è? Però Gianfranco, poi l'ho visto giocare pure che apporto dalla sempre squadra, un anno, no? Quando... io ho visto anche come calcia la palla, tele valigie, come te ne dica di. No, non c'ha il piede morbido come la Padura. Non... lui è un grande colpitore di testa. Allora l'anno scorso ha fatto 7 gol per 7 rigori che ha tirato, 7 gol o 7 rigori. Ma perché i rigori non bisogna sapere, sì, tirare? Ti sto dicendo, ha tirato 7 rigori. Vuol dire che è bravo a tirare i rigori. Ecco. Uno. Poi un'altra cosa, ne ha fatto una tre, il resto forse quasi tutti di testa, mai difficilmente due o tre ne ha fatti con tiro di mezzo collo, non sono andato a controllare. L'ha controllato, le controlla e te le vede. Ma gli anni precedenti, ma comunque scusa, ma me la da piacere per forza, che me ne tenga mangiare. Se a me non piace come centravanti, che caspita volete da me? E poi se ha finito con lui sta a sentire me. Che pensesse a segnare? Se segno godo, se non segna, per me non va buono. Prima di, prima di sentire gli altri amici, sentiamo Oddo cosa dice su Cocco. Ma ti dice bene di Cocco, dice Cocco di mamma, dice. Cocco non è un problema. Le nostre azioni più pericolose partono sempre dai suoi piedi, poi arriverà il gol anche per lui. Probabilmente ci sta pensando un po' troppo in questo momento. Forse è un po' un assillo. Ma sì, sì, no, devo dire in settimana quello che ho detto anche alla Padula due domeniche fa, prima di Vicenza, di non pensare al gol, e ne sono venuti fuori due, arriveranno anche per lui. Le nostre azioni partono sempre dai suoi piedi, ha detto Oddo. Bravo, prima che lui motivi. Lui ti ha fatto una domanda e io te la faccio diversamente. No, l'ha detto Oddo. Se Oddo, stiamo dicendo, sta dimostrando di essere bravo, sì, un allenatore più che affidabile, sì, affidabilissimo. Sì, sì. Ma se un allenatore affidabilissimo mi dice che tutte le azioni pericolose passano dai piedi di Cocco, significa che Cocco
intanto per adesso sta dando un contributo importante. E poi arriveranno i gol, o no? Ossia, se Odd dice che... A me no. Quelli che dice Odd non me ne freghi niente. Gianca, non me ne freghi niente. Scusa, a me non mi interessa, io guardo il come gioca lui e come tira in porta. Allora, certo. Perché adesso non ha giocato bene. Va bene, si aiuta la squadra, se va bene. Se quello fa gol, chi l'ha ridato? Va bene, se le sedie in mano sono piene le poste, non mi interessa. Ragione. Scusa, Allegri ci ha messo 63 minuti a vedere che l'argentino là, lo brasiliano, ne ha toccato una palla, lo Napoli ha vinto perché stavi chiuso con lui. 63 minuti. E Allegri, stiamo a parlare di Allegri, che ha vinto il campionato, che ha fatto il vice campione d'Europa, eccetera, eccetera. 63 minuti. E domenica ha sbagliato un'altra volta con lo Bologna. Vuol dire che ha visto delle cose diverse da quello che vedi tu. No, pure domenica ha sbagliato con lo Bologna, Hernanez, l'ha dovuto cacciare. Sta zin da Sembrone. Comunque, tornando a Cocco, Federico, tu... Io non pensi dico che cioè, un giocatore non debba ancora ritrovare la migliore condizione, questo non lo sicuramente. Non può giudicare dopo sei partite, entrano in ballo. Io, per esempio, questo qui era il primo anno che viene a Pescara. Ci sono dei giocatori che si ambientano subito, altri che impiegano del tempo. Questo qua, come dice lui, ha segnato molti gol di testa. Evidentemente la squadra non gli ha creato delle occasioni tali per cui potesse segnare. Perché non giochiamo sulle fasce noi, difficilmente facciamo. Non giochiamo sulle fasce, però i cross ci arrivano in area. Questo è il tipo di gioco che facciamo, quindi non facciamo il gioco a diciamo però così. Che non solo gol di testa, cioè, lui è proprio un rapinatore d'aria. Sì, vogliamo mai l'aspetto, viene dopo domani, se li tengo aspettati di... Però non ti posso dire bravo oggi, se tu mi giochi una partita soddisfacente io ti dico bravo, cioè, ci testa a finire, è che le tinghi che cocche. Però molte volte non ci lasciamo condizionare soltanto dai gol, noi non vediamo l'utilità in mezzo al campo del giocatore. Noi pensiamo a Oddo, quindi pensiamo solo che è utile se fa gol. Se è utile nell'economia della squadra... Bravo, ma io anche se pure la Padula che ti dà le pallone, vai Padula. Ma ormai capisci, sto sembrare che la Padula non ci sta. Ah, sulla Padula, no, sfondo la porta aperta. Sono per Sansovini e la Padula, per me il centravanti per Bruno Masi e Sansovini. Sentiamo Paolo Toro, cioè, e Leo Sfamurri. Paolo, un esempio, scusa Enrico, sì. Scusa Paolo, il gol che ha fatto Sansovini contro Luca Tagni, tu non lo vedrai mai da Cocca. Prende la palla, 30 metri dalla porta, una parata all'incrocio delle palle. Sono due giocatori non diversi. Non esiste che quello te fa un pezzo di bravo. Ma perché ha caratteristiche diverse. Ha movimenti, è farraginoso quando si muove, sembra una pupa, non è fluido, non capisci. Paolo? Per me le caratteristiche tecniche di Cocco non si discutono. Finora ha dimostrato diciamo solo la parte, non quella diciamo delle conclusioni, ma la parte di partecipazione al gioco di squadra, e penso che la faccia anche abbastanza bene. Protegge la palla quando la riceve con le spalle alla porta, poi la scambia, cioè manca, diciamolo chiaramente, manca nelle conclusioni, dove mi sembra un po' ancora un po' un diesel, è ancora un po' imballato, diciamo. Però io credo che una volta che si sblocchi poi possa... Leo, insomma, ovviamente tutti ci aspettiamo i gol di Cocco, però lo stesso Oddo sosteneva, può essere anche un problema mentale il fatto di pensare sempre a questo gol, è un giocatore di esperienza, non dovrebbe pesare. E voi vedete la Padula e Sansovini e lo sindaco insieme. Ma Sansovini sarà utile sicuramente nell'economia della squadra. Se fanno che scambi, guarda, è pazzesco. Leo. Sicuramente Cocco sta soffrendo il fatto che l'anno scorso ha fatto 18-20 gol, se non mi ricordo quanti. 19. È normale che l'anno scorso il Vicenza giocava con gli esterni Giacomelli e Ragusa che andavano sul fondo e mettevano tutte le palle per lui. Adesso il mister gli chiede tutt'altro, perché comunque lui arriva al limite dell'area, fuori il limite dell'area, quindi probabilmente arriva anche stanco alla conclusione, quelle tre volte che ha concluso, infatti la palla l'ha ciccata. Però ecco, adesso non ha fatto la preparazione per l'infortunio al braccio. Prendiamo quello che è, nel senso, riesce a fare lo spazio per la Padula, riesce a fare lo spazio per i centrocampisti che si inseriscono e lui si sacrifica, nel senso, non segna. Probabilmente fra che due o tre partite entrerà più in condizione, sarà un pochettino più lucido anche in area quando va a fare la sponda e farà più gol. Quindi certo. Tu Gianfranco aspetti Cocco e Campagnaro, che sono poi i pezzi più pregiati. Di Campagnaro dico che è il prezzo pregiato, di Cocco c'ho qualche preoccupazione. Purtroppo. Sentiamo qualche telefonata, pronto TV6? Pronto? Buonasera, sono Maurizio. Buonasera Maurizio, salve. Ciao, saluti a tutti. Mi sento ben rappresentato da Leo, per cui mi astengo dal dare pareri su tattiche e situazioni di tifoseria.
Capisco che Gianfranco, di cui sono amico, debba salvaguardare il suo taglio folcloristico televisivo, ma a tutto c'è un limite. Mi riferisco al suo parlare di Campagnaro, un vice campione del mondo. Mauri ha fatto una fede, che ha fatto pure la fede, pure Barese ha sbagliato, lo ricordo, Mauri. Che porta lustro e visibilità alla nostra piazza. Poi volevo rimarcare, cosa che non è stata ancora fatta, l'ennesima grande prestazione di Zampano. Una società seria lo avrebbe già acquistato. Grazie e forza Pescara. Grazie, sì, di Zampano abbiamo detto poco fa, abbiamo letto anche un messaggio che molte volte non viene citato, però ha un'importanza incredibile. Su Campagnaro, certo, quello è stato un episodio, dai Gianfranco, tu hai voluto... Ma io ho discusso solamente l'episodio. Mannaggia, non discuti il giocatore, chiariamo questo, si può discutere Henry, io ho discusso solo l'episodio. Che in un quarto d'ora ha fatto una cappella e ci poteva costare il gol. Punto. Però è stato utile per tanti altri motivi. Dico, è stato utile per tanti altri motivi. Lui dice giustamente Zampano, eccetera, eccetera. Se c'è un giocatore con il Carpi che si chiama Letizia, che non è un terzino, è una frezza con lui. Non l'hanno chiamato sono 3 anni che sta ancora a marcire tra Serie C e Serie B, è arrivato con il Carpi, non l'ha preso una squadra di Serie A e poi giocano, non voglio fare no perché sennò in Serie A Sarbelle Mezzemon, di giocatori di terzini destro o sinistro che ti fanno solamente ridere. Ti fanno ridere. Bene, allora andiamo in pubblicità, poi l'altra raffica di SMS e la previsione su questa partita di Ascoli. A tra poco. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito. Sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento, da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emilio De Florentis, 085 66 021. Villa Fiorita, un ambiente suggestivo adagiato sulle colline giugliesi, a soli 3 km dal mare e immersa in un'oasi di verde di oltre 20.000 metri quadri. Un'antica dimora del Novecento appena ristrutturata, pronta ad accogliervi con il suo grande parco, la sua piscina, le ampie terrazze e i suoi meravigliosi saloni capaci di ospitare da 50 a 300 persone.
esclusiva e magica sia di giorno che di sera, con le sue luci da fiaba per un'atmosfera incantata. Villa Fiorita, telefono 085 80 71 902. La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo. La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta, da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti professionisti, consulenze assicurative e finanziarie, risarcimento danni di qualsiasi genere. DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore con filiali a Rimini e Brescia. La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia. A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti, sta nascendo il Residence Magnolia. Di fronte al mare, appartamenti prestigiosi, classe A energetica. E per divertirti, festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore troverai l'Isola di Z. Feste di compleanno, feste di laurea, per ricordare i tuoi 18 anni, scegli l'Isola di Z. Benvenuti a bordo del gruppo Baltour Sena Eurolines, azienda leader in Italia per trasporto passeggeri in autobus a media e lunga percorrenza. Con le nostre linee colleghiamo ogni giorno 17 regioni italiane, 23 nazioni europee, oltre 500 destinazioni, trasportando oltre 4 milioni di passeggeri l'anno. Consulta il sito www.baltour.it e compra i tuoi viaggi low cost a partire da 5 euro. Baltour, Sena ed Eurolines ti augurano un buon viaggio. Ore 22:18 minuti. Allora, Andrea Costantini, Trapani Perugia. Trapani Perugia sempre 0-0, mancano 7 minuti e mezzo al 90esimo, il Trapani attacca, il Perugia è quello di Bisoli, quello che conosciamo, tutti dietro e si cerca qualche ripartenza. Però facciamo 0-0. L'ultima raffica di messaggi. Certo, certo. Andiamo subito. Bilapalula, è proprio Rock, molte volte corre più della palla e la palla non lo raggiunge. Avanti. Beh, non è detto. Melchiori la Padula, che coppia sarebbe stata se Melchiori fosse andato in A? Ok, ma venduto a 2,5 milioni, poi spendi 900 per Cocco, 700 per Mitrita e ne avresti spesi uno per Salamone, forse poteva restare. Cosa ne pensate? Cosa ne pensate? Cosa ne pensate? Che quando un giocatore ha quell'ingaggio... Una alla volta. Federico? Che quando un giocatore ha l'ingaggio che gli ha dato il Cagliari, il Pescara non se lo può permettere, è meglio mandarlo via, perché sennò non sarebbe stato... Il tifoso dice con quei soldi poi sono stati investiti per con prendere... Con quei soldi, 900 investiti... Cocchi in di meno. Contavo, no? All'inizio, cioè quando ha un giocatore, il Cagliari gli promette un ingaggio principesco, il giocatore non è che... Si sta discutendo sul fatto di Melchiorri. Si sta discutendo se i soldi sono stati spesi bene per prendere poi quei giocatori. Cioè Melchiorri comunque sarebbe andato via di fronte a quell'ingaggio. Poi i soldi che sono arrivati, se sono stati spesi bene, lo vedremo. Appunto. Siamo ancora all'inizio. Noi ripetiamo un concetto, l'abbiamo espresso anche in altre circostanze, che a prescindere dalla campagna acquisti della Serie A, negli ultimi 3 anni in B il Pescara ha allestito sempre squadre competitive, sbagliando una trattativa o un altro, però negli ultimi 3 anni in B la società ha fatto... Infatti ho sempre detto, mi sto rivolgendo a quei tifosi. Che hanno sempre qualcosa da ridire, però l'anno scorso è stata sfilata la nonostante Serie A. Baroni è stata sfilata la Serie per una Serie A. Quest'anno durante la campagna acquisti si lamentavano tutti, poi alla fine è uscita fuori una squadra. Poi è vero che i soldi si possono spendere in tante maniere, ma conta il risultato finale, quello di avere una squadra competitiva. Ma perché non dicono quando la società ha speso, poverina, ha investito su Vukosic e Snaid 4 milioni e mezzo? Ma io non per fare i conti in tasca, sto parlando di... La società è stata sempre brava, basta, la società... Io ripeto anche altre volte in trasmissione, e se critica il personaggio non la scelta. Sì, quindi tecnicamente, cioè, se io l'anno scorso fossimo andato in Serie A, Melchiorri rimaneva, Salomo rimaneva, Brugman rimaneva, non si muoveva nessuno. Prendevi 20 milioni di euro e probabilmente quest'anno con Carpi, Frosinone e cose, probabilmente ti salvavi pure. Purtroppo non ci siamo andati e dobbiamo fare i conti, non siamo società, tira la Zamparini, la Preziosa, eccetera, eccetera, ci possiamo permettere di spendere 20 milioni.
Io spero che con quelli che abbiamo comprato rifacciamo un'altra playoff. Che sarebbe... D'altronde quello di Mitrita, 700.000 euro, è un investimento, quello è un giovane, cioè, bravo. A fine anno faremo le valutazioni su tutto. Se ti riesce, hai fatto il colpo e stai... Paolo, sei d'accordo? Un po' di anni, sì, è chiaro che tutto è condizionato, diciamo, dal budget che la società ha per poter operare. È chiaro che quindi molte operazioni sono dettate da precisi limiti finanziari. E lì sta proprio la bravura nel saper massimizzare la scelta, cioè di prendere... è chiaro che quindi in queste circostanze ci si rivolga prevalentemente ai giovani che hanno dei margini. Certo, se poi si fa il paragone con il Cagliari tutti sanno che ha incassato 40 milioni da Nainggolan da Astori. Certo. Quindi bisogna vedere anche in quale realtà si lavora. Sì, ma a proposito di quel messaggio e di tutto il resto, il Pescara ha acquistato il capocannoniere della Serie B della passata stagione. Una volta, quando una squadra prendeva il capocannoniere della stagione precedente, questi qua sono bravi. Sì, ma va bene che è stato preso Cocco? No, va bene per tutti, per qualcuno no. Vabbè, ho capito. Mi riferisco al tifoso che ha scritto. Adesso lui Mi riferisco al tifoso che ha scritto. Sto parlando del messaggio è ovvio che se ti tenevi Melchiorre poi scandala me. Ma come fai a non vendere Melchiorre a 2 milioni e mezzo? Stiamo scherzando. Scusa, l'anno scorso abbiamo preso Melchiorre, dove l'hanno inviato Melchiorre? Dove giocava? Dal Padova a parametro zero. E lì c'è stata una plusvalenza pazzesca. E non lo conosceva nessuno. L'hai presa a parametro zero, 12 mesi dopo lo rivendi a 2 milioni e mezzo, devi dire alla società bravo, per questo è bravo, certo. Poi se sbaglio un'altra volta sbagliato. Ci ha fatto benissimo con tanti altri, non lo so io, tutti sbagliano, tutte le società sbagliano. Andiamo avanti, leggiamo Andrea. Sì, quanti abbonamenti ha fatto il Pescara quest'anno? 3.449, no, credo che non si sia arrivati a 3.500. Come l'anno scorso, più o meno. Male. Domenica ad Ascoli la Padula farebbe bene a non giocare dopo le sue dichiarazioni che c'entra ad Ascoli se i dirigenti della sua ex squadra hanno fatto le stupidate. Un vero professionista dovrebbe misurare le parole. Silvano. Un vero professionista è anche un uomo, quindi è chiaro che si sente di dire quello che ha detto. Ma questo è di Ascoli. Non lo sappiamo di dove è Silvano, però la Padula se ha detto quelle cose perché si sente di dirle, perché vuole difendere un passato che lo ha visto protagonista e soprattutto a sua ragione probabilmente. Ci tengo in modo particolare alla gala con l'Ascoli perché è stata la rivale dell'anno scorso. Per i calciatori è stata una delusione. Poi le responsabilità non è rimasto in B perché era andato in B. Eventualmente non sappiamo. Sono della squadra e dell'allenatore, sicuramente. Avanti. E considerate che stiamo giocando con Valotti e Cocco al 10%, scrive Claudio. 10%? 10% Valotti e Cocco? Zero. Hanno dato finora? Il rendimento attuale, forse un po' di più. 10%? Un po' di più. 0%. Per me è zero. Andiamo avanti, ordine. Ancora? Fai così. Forza Pescara, vinciamo Ascoli, per me andiamo in Serie A. Voi che ne pensate? Ma Bunozza? Vabbè, sul fatto della Serie A ne abbiamo già parlato prima. Bunozza, Leo? Baldo Righetti. Come statura? Come movenza, con sinistra. Aspettiamo Bunozza anche. Aspettiamo. Avanti. Un ottimo giocatore. Sembro dovevo vedere la diretta premium, invece ho aspettato a te su Rai 2. Grazie. Ecco, sentito. Questo tifoso doveva vedere la diretta premium, invece ho aspettato a te su Rai 2 e non c'eri. Mo che ti graffa? Ma la colpa non è già spiegato. Ma la colpa l'ho spiegato, non è colpa mia, purtroppo. Quindi fra 15 giorni possiamo dirlo? No, perché non lo so se l'accetto. Andiamo a vedere se ci vai. Dopo sta cappella che hanno fatto, ma qui sei mezzo matto, insomma, che sei matto. C'è il telefono all'una e mezza. Sì, ma del sabato all'una e mezza sembra che. Ho capito, ma i libetti che le faccio la sera di notte? I tinga a mangiare, pomeriggio non sono lì. Pensavo il biglietto. E chi se ne frega lui. Quanti ne manca Andrea? Sì, ne mancano pochi, 3. Sì. Semproni, c'è un bambino bravo, a chi lo possiamo proporre? Rispondimi, grazie. Sì. È il papà di un bambino forte, a chi lo può proporre? Alla Madonna delle Sette Dolore, qua Ricol. Se un bambino bravo, se tu me le facevi vedere, mi scrivi nome e cognome, quale partita giochi, io te lo vado a vedere e ti dico il mio modestissimo parere, se è buono o è malamente. Quindi adesso fai anche l'osservatore? Non proprio l'osservatore, ma diciamo parecchie squadre mi chiedono, oggi ho chiesto io una notizia al signor Di Francesco perché non sapevano, gli hanno chiesto di un giocatore,
che io ho visto e sono detto di chi hanno era, giusto signor Di Francesco? Non sapevo ancora di chi Andrea? Era. Ancora questi ultimi, ma perché ora abbiamo una partita importante e non possiamo avere Verre, Mandragora e Memusciai? Non è giusto. Eh sì, figurati, mi rivolgo al tifoso, quant'era importante quella di Bologna dove mancava Bjarnason, e Bjarnason ci sta dimostrando che spessore ha. Ma vedi, quella era la nazionale del suo paese, non è la stessa cosa, però come ha detto Di Francesco, no, per Memusciai si possono anche fermare i campionati sicuramente, di Serie sicuramente. B. Allora, spero quindi che quando viene a parlare, ecco, su Cocco. Spero che Cocco non si deprima, mi sembra forte, ma sotto porta deve fare meglio, certi lisci non si possono vedere. Beh, sì, lì. Vabbè, sembra un incoraggiamento. Zitto su Cocco. Si è distratto un attimo. Finiti Andrea? Finiti. Allora, ad Ascoli andrai Gianfranco? No, ti ho detto di no. Ah, scusa. Sky. Perché sennò io caldo come sono, mi metto a litigare subito, perché cioè, in ogni uomo c'è una dignità che tu non puoi offendermi. A me mi devi rispettare. Non mi puoi stare là davanti, che ci sta la polizia, ok, ma non che le cani attaccate. Ma questi cani dove stanno in curva? Stanno. No, indica che paura di nessuno, fermate tu. Sono del Padre Eterno, non un cane lupo, dopo te l'arconto, mentre mangiamo, gli sono staccate la coccia, l'umano, state tranquilli, non ti preoccupare. Vabbè, ma non è che i cani stanno in curva lì? No, mi dà fastidio, la dignità in curva, stavano in curva. Vabbè, ma lì all'inizio per proteggere. I poliziotti, ci avevano sti cani a guizzare e ti abbaiavano, perché noi aspettavamo per poter uscire, no? Una volta entrati potevamo... però potevi vedere la solo che vedere quel cane che mi abbaia e ti fa brutto, a me mi fa bulli lo sangue, capite? Ma che sono delinquenti che sta Lucane eccetera eccetera, posso anche aspettare tranquillamente. Che dice questo messaggio? L'ultimo messaggio. Voto Semproni. Semproni, la Padula e Sansovini. Un tifoso che è d'accordo con te che devono giocare la Padula e Sansovini. Sansovini la Padula e Sansovini, caro mio. Vabbè, ma Sansovini è infortunato. Ho capito. Leo, allora hai pensato alla previsione per questa stagione? Perché poi ti richiameremo a fine anno e ti faremo risentire come è successo. È più facile perché me ne metto a 15 giornate dalla fine. È più facile perché Barone non convinceva nessuno e quindi oggi è difficile azzardare qualcosa. Quest'anno facciamo la finale playoff col Cesena. Ah, addirittura la finale playoff? Col Cesena. Finale playoff col Cesena. Poi. Che dice Andrea? Contro Ragusa. Contro Ragusa. Federico, Adrosso. Cagliari primi in classifica. Contro Ragusa. La seconda squadra quale può essere? La seconda squadra non lo so, però potrebbe anche essere il Pescara. Se a gennaio mette qualcuno, un uomo d'esperienza vale. Non parliamo di mercato a gennaio, altrimenti qui... Speriamo che una volta tanto che questa squadra confermi quello che ci ha fatto vedere sin qui. Migliori perché può migliorare, proprio perché ci sono tanti giovani. E speriamo che a gennaio non si fa nemmeno una cessione e nemmeno un acquisto. Paolo! Per una volta. Pescara ha avuto un calendario iniziale difficile. Nemmeno una cessione, adesso, e nemmeno un acquisto. Squadre più abbordabili, bisogna rispettarle tutte. Ci sono due trasferte, Ascoli e Trapani. Poi si giocherà di venerdì sera con la Pro Vercelli e poi il posticipo a Novara di lunedì, forse contro Barone. Forse perché Barone fra quattro partite non sappiamo se ci sarà ancora. È vero che tutte le squadre sono da rispettare, però un attimo di respiro. Teoricamente appunto c'è un po' più di respiro, secondo me, confortato anche dall'aver superato questo primo periodo abbastanza duro in una maniera convincente. Io penso che in queste seconde sei partite, diciamo, si potrà delineare meglio la vera figura di questo Pescara, ma il Pescara potrà beneficiare di questo avvio abbastanza favorevole e secondo me ci sarà l'opportunità per tarare tutti quei punti che devono essere sistemati. In primis speriamo che si sblocchi Cocco, perché mi è pronto che a scommettere Cocco come nuovo capocannoniere del campionato? Tu Gianfranco? Che cosa? Sei pronto a scommettere Cocco capocannoniere del campionato? Di questo qua? Sì. Aspetta e spera, che puoi sapere. Teniamo Federico, a la nostra. Scommetti tu? Fede, come? Scommetti tu? Io come capocannoniere Roma, che farà diversi gol, scommetto. Tu allora, pensa che noi abbiamo mettiamo in te, dai. Possiamo scommettere un giocatore, secondo o me. O Cocco la Padula, dai, più facile la Padula. Più la Padula. Sai su che cosa scommetto io? Sì. Che devono fare attenzione ad Ascoli e Trapani. Sì. Perché con il Cagliari, con la Salernitana,
con il Vicenza, le prime di campionato, la testa alla quale fa riferimento. La vediamo la classifica facile, aggiornata con è facile trovarla. Non ci vuole niente a sbagliare con Ascoli e Trapani. Attenzione ad Ascoli e a Trapani. Ma anche con la Provercelli, anche no, a Novara. Fermiamoci a queste due trasferte. Tu allora, Novara è ultimo in classifica con 3 punti, ne ha 2 di penalizzazione. Il Trapani sale a quota 10, il Perugia resta a quota 6. È un Perugia quindi è finita 0-0. Che deve ancora decollare. Però Cagliari, Crotone e Cesena sono in testa con 13 punti. Sì, Andrea? Si sta ancora giocando a Trapani, siamo al 6° e ultimo minuto di recupero, ma penso che stiamo per dare il finale perché siamo a 5 secondi proprio dal 51esimo esaurito. Sta attaccando il Trapani e c'è un miracolo di Rosati in questo momento su un tiro di Citro. E forse siamo alla fine. Forse è finita. Sei. Leo, in quanti andranno ad Ascoli secondo te? Questo è un dasto dolente. No, ma Ascoli si giocherà domenica sera. Io quindi spero almeno 1500. 1500? So che sto sognando, però spero 1500. Bah. Domenica, secondo te Gianfranco? Io ci vorrei pure un resto, me ne frega. Se non vai tu, gli altri possono andare. Ma non lo so, sono giovane, è bene che ci vada. Io ti volevo dire semplicemente che noi avevamo fatto una scommessa sulle prime 6 partite e avrei offerto una cena per 4 persone. Chi poteva indovinare quanti punti facevamo? Non ce n'è stato, mo adesso dobbiamo controllare le cartoline che ho detto di scrivere, cartoline, ma i presenti, ma vengo pure a cena. I 6 ospiti. Vengo pure a cena. Tu che cosa avevi previsto? Io avevo previsto 6 punti, sì. Altri avevano previsto per esempio Vincenzo Cilli 7 punti, sì. Poi ci stava uno che ci si è avvicinato, è stato Giampiero Fattore, sì. Poi altri qualcuno addirittura 13 punti, però ha sbagliato di grado. Comunque, uno cazzo non c'era molto ottimismo. Dopo no, io da parte mia punti, all'inizio sono sempre molto guardingo, capito? A me mi stava bene anche un punto a partire. Io prima guardo una media salvezza da poter fare e poi, capito, mi sbilancio strada facendo di Baglioni. Questo però perché non faccio volipindarci. Pensavi a Baroni? Hai messo no, secondo. Sono stato sempre un po' così, a parte l'anno di Zeman famoso e l'anno di Cadè, dove noi avevamo una grandissima squadra, la gente forse se ne scorda. Ma Gianfranco, da 1 a 10, per non dire da 1 a 100, e da poi finiamo. A 10, quanto credi in questa squadra? Da 1 a 10 credo 7 e mezzo, tranquillo, 7 e mezzo. Noi possiamo arrivare, come ha detto qua il gran maestro, alle playoff ci possiamo arrivare. Poi siccome noi abbiamo una grande tifoseria, non te ne scorda mai, il Pescara ha una grandissima tifoseria e quando si tratta di andare fuori ai playoff c'è un grande seguito. Però è troppo tardi sulle playoff. Ad Ascoli per esempio ci aspettiamo non bella capito, ma ad Ascoli mi voglio e mi è sempre perso, ma no, buona ragione. Noi un anno, e lo so, ma io insomma so chi capito, mi dico le frustate a retre spalle per poter. E non lo so quando si vince, speriamo che si vince, stinga la casa e veda a vincere. C'è sempre una prima ti sto dicendo un anno, chiedo scusa, prima vincevamo una partita con Sliskovic eccetera eccetera, avevi finito la partita, siamo entrati nei tempi di recupero. Gioca grande. Casa grande per esatto. L'Ascoli 1-0 vincevamo, quindi siamo usciti leggermente prima, tu lo sai, attraversando quel benedetto ponte enorme siamo usciti prima per trovare la macchina e via discorrendo. A un certo momento sono sentito un primo urlo Badabang, da pareggiare, dopo un altro 5-10 metri danke, un altro urlo, noi non abbiamo ritrovato la macchina quello pomeriggio, tutte e quattro le persone non ci ricordavamo dove stava la macchina. Dopo l'ammazzate di qui, ne mi vende allora, ne vinciamo più. Però nella storia dai sì. C'è sempre una prima volta. Quando sarà questa prima volta? Punto interrogativo, speriamo. Ci vedremo lunedì prossimo, sempre alle ore 21. Grazie Maurizio Zuppi, Andrea Costantini, Francesco Di Francesco, Paolo Toro, Leo Sfamurri, finale playoff Pescara Cesena, ce lo ricorderemo. Gianfranco, playoff, sì. Ma io credo che i playoff li può fare il Pescara, li può fare. Federico ha detto le prime piazze. Solo che risegniamo in Serie A. Per dai, non restarci. Poi ci penseremo. Poi ci penseremo. Grazie per averci piano, scelto. Piano piano. Piano piano. Ho capito. L'amore non si, la Serie B, l'amore che non si arrende, non si arrende. Serie B con te.it, il campionato degli italiani.